secondo noi al centrodestra spetta esprimere diciamo, il premier incaricato. Quel premier incaricato secondo noi è Matteo Salvini, lo abbiamo detto, lo ribadiamo, perché siamo leali con un impegno che ci siamo presi e con delle regole che ci siamo dati. Questo aspettiamo di andare a dire a Mattarella. Su questo vorrei ci fosse più convinzione da parte di tutti. Stamattina apro i giornali, in un dibattito nel quale c'è chi vorrebbe parlare con 5 Stelle, chi vorrebbe parlare con il PD, io continuo a dire che vorrei parlare con il centrodestra. Allora, per quale maggioranza Lega 5 Stelle? Fratelli d'Italia, come si potrebbe? Su questo siamo stati, diciamo, abbastanza chiari prima del voto. Noi non siamo disponibili a governi che siano fuori al perimetro del centrodestra. Se lei ha giustamente detto che il primo nome vostro è ovviamente Matteo Salvini come l'accordo di coalizione, se non si riuscisse a trovare la quadra per un governo di centrodestra con la premiership di Matteo Salvini, potreste a quel punto fare un nuovo nome per la presidenza del Consiglio, per guidare l'esecutivo? Io penso che andrebbe fatto, penso che lo dovremmo fare tutti insieme, primo fra tutti proprio Salvini. Ipotesi in cui all'interno del centrodestra, diciamo, prevalesse l'idea di coalizzarsi, quindi magari ecco l'apertura di Salvini al Movimento 5 Stelle, Berlusconi al PD, Fratelli d'Italia, come si espone? Che tipo di preferenza a questo punto potrebbe dichiarare? Noi non abbiamo preferenze per nessuno, non siamo disponibili a fare governi con altre forze politiche, noi siamo disponibili a fare governo nel campo del centrodestra e siamo aperti al sostegno di tutti. Sul però, governo e su un programma di centrodestra. Nell'ipotesi limite, quindi a quel punto anche Fratelli d'Italia dovrà esporsi tra i due partiti. Ma io non ho bisogno di espormi tra i due partiti, noi abbiamo fatto un giuramento prima del voto, abbiamo fatto giurare tutti i nostri parlamentari che non ci sarebbero stati voti di Fratelli d'Italia né con un governo col PD né con un governo con 5 Stelle, quindi non ci sarebbero.